Enjoy, signori, Rando qui con voi e quest'oggi siamo qui su Clash of... Come al solito vi invito a lasciarmi un commentino per dirmi ciò che volete. Lo sapete, vero? 300 mi piace, subito il prossimo episodio di Clash of Clans. Ragazzi, come avete visto anche dal titolo, le truppe non contano niente. Ovviamente è tutto relativo, ragazzi, perché le truppe contano e come? Perché se vai ad attaccare un Muni al 9 o all'8 con i barbari arcieri all'1 non farete niente, è vero? Sì. Ma io perché vi dico questo? Perché ho dei replay da farvi vedere dove mi attaccano con truppe maxate completamente, con golem, maghi al 6, golem maxati appunto, e chi più ne ha più ne metta, e mi fanno niente praticamente, mi rubano pochissimo. Uno mi ha attaccato con giganti, sì vero maxati, ma giganti barbaracieri, che è diverso che avere golem, maghi e tutto il resto maxato. Ma prima di farvi vedere questa cosa vi volevo far salutare a tutti dal clan, perché loro me lo chiedono sempre e mi sembra bello e figo andare a salutarli. Salutate YouTube. Loro non lo sanno perché, come vedete, poi adesso ho altre cose da dirvi. Adesso vediamo un attimo se rispondono. E una cosa volevo dire, guardate ragazzi, sono intasato di oro. Guardate, cioè guardatelo, tipo nelle miniere ho, adesso se si leva queste scritte rosse di pallose, 58.000 di oro. Guardate, continua a salire, guardate, guardate, perché i depositi sono completamente pieni e non ho più e praticamente ho tutti e 5 i muratori che stanno lavorando, quindi è un bordello. Poi un'altra cosa che vi volevo dire, ragazzi, è che se voi avete visto l'ultimo video di Clash che parlo che avevo startato il municipio al 10 e poi dopo 3-4 giorni vedete che ho già il municipio al 10, non è perché gemmo, a parte che poi si vede qua che non gemmo, poi lo sapete, non c'è bisogno che ve lo dico. Per il momento io non gemmo perché non mi serve, poi se dovrò scalare poi vedremo. Ma semplicemente perché magari quel video, che poi in realtà quel video che ho caricato io 3-4-5 giorni fa, l'ho caricato ma l'avevo registrato prima di andare in vacanza, che sono stato a New York 10 giorni, l'avevo caricato prima, poi non ho fatto in tempo per impegni o per cose varie, non ho fatto in tempo in pratica a editare e caricare il video, quindi non avendolo fatto non volevo perderlo perché Road to Dark deve proseguire da dove ero rimasto, voi lo sapete, questo lo faccio per forza, quindi questi sono i motivi. Poi un'altra cosa, ho notato che qua c'è il muro qua, mi sa che l'ho spostato io prima, forse non me ne sono accorto, perciò questo è quanto. E come vedete ragazzi, nessuno caga la chat, nessuno, ciao mamma, in questo momento scrive Matteo. Comunque ti saluto Matteo, se poi vedrai il video ancora un abbraccione. E come si dice ragazzi, nell'attesa appunto vi faccio vedere appunto il succo di questo video, perché le truppe non contano niente. Ve lo faccio vedere subito. Questi sono stati gli ultimi miei attacchi che ho subito, ma quelli che interessano a me sono questi due qua. Vedete, poi in realtà poi ci provano difficilmente. Guardate, 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 veramente raro vedere che mi attaccano, vedete qua con 25 e solo i giganti e la regina hanno fatto la strage. Quindi vedete, con due mi ha fatto il muni, vabbè, fuori il 50% del mio villo, che come vedete non è facile da buttare giù. Quindi questo è quello che conta. Mettete like, mi raccomando, ragazzi, ve l'ha detto, come si dice, ve l'ha detto Matteo, non potete che farlo, per forza. Comunque, ma ritornando a noi, ragazzi, guardate, guardate, vi faccio vedere una roba. Questo personaggio qua mi ha attaccato con delle truppe che sono forti. Io non sto dicendo che sono truppe base, quindi non contano niente le truppe. Contano, ma conta tanto, e questo video lo dimostra, come le usate. Se voi andate a vedere, questo mi ha fatto il 60% e non mi ha attaccato il muni, che io, come vedete, lo ho fuori. E mi ha fatto una stella. E questo mi ha fatto una stella con 39, ma perché? Perché mi ha buttato giù il muni, ma mi ha fatto il 39% e mi ha rubato poco relativamente, confronto a tutto quello che possono trovare appena mi attaccano, che sono full risorse, pieno. Quindi guardate, vi faccio vedere prima l'attacco che mi ha fatto con Pecco. Guardate, questo tipo qua, Boris LB, guardate, ha usato nel castello del clan, aveva 4 maghi maxati e un arco maxato, 2 gelo al 3, la furia, 19 goblin maxati, gli eroi, che comunque non sono bassissimi, non sono altissimi, non sono bassissimi, una strega maxata, il pecca maxato, ha messo, usato i domatori maxati, archi maxati, maghi maxati, giganti maxati, ha usato i golem non maxati, cioè ha usato delle truppe da arare un TH10 completamente full, cioè praticamente sì, perché sei maxato, andate a vedere, vedete. Invece questo poi vi farò vedere che cosa fa, andiamo a vederne uno con calma ragazzi. Lui, vedete, mi attacca,
appunto, mette giù un golem, ok? E mette gli spacca. Ovviamente c'ho i muri che sono impressionanti. Guardate, con due spacca al 5 non li butti giù. Il terzo lo butta giù. Butta giù anche il resto dei giganti. Magari velocizzo un attimo giusto per. Mette giù i maghi. Come vedete, tutto maxato. Guardate, guardate, continua il suo attacco. Vedete, poi parte con i porchi perché vuole eliminare un'altra zona di difese per poter mettere poi dopo giù i reali. Ok, mette giù due pecca al 5 che sono maxati, mette giù i reali, il castello, mette giù tutto, inizia a frizzare le... così a caso, come avete visto sta frizzando a caso. Ha usato già le due frizze nel momento in cui stanno per entrare ancora le truppe. Figuratevi, i pecca vengono fritti completamente di tutto quello che sono la loro... Guardate intanto le truppe di difesa che alla fine sono archi e barbari, non pensate, guardate, viene arato completamente. Qua è riuscito a prendersi, grazie ai maghi maxati, il municipio. Ma guardatelo, 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 è già morto. Guardate la regina, in quanto è andata giù, in niente. Attacco finito. Questo vi fa capire, ragazzi, questo attacco, che voi le truppe sono importanti, ma se non le sapete usare in Clash of Clans non fate niente. E infatti adesso vi voglio far vedere appunto l'altro attacco, che è con truppe meno forti. Intanto qua c'è Time che mi saluta, ciao Random, ciao, lo salutiamo. E vi faccio vedere invece che con truppe meno forti non è detto che voi non potete fare più danno, anzi di più. Ovviamente le truppe meno forti, lo ripeto perché tanti se no mi scriveranno a Random, tu di... Vedrete che comunque con truppe meno forti, perché queste non potete dire che non sono truppe meno forti, che non ha golem, non ha maghi, non ha pecca, ha solo 13 giga al 7, barbari arcieri, ha messo la guaritrice, che anche lei, se non la sapete usare, ragazzi, le aeree le tirano e io le ho al 7, quindi una in meno dell'essere maxata, e vi andare ha messo, guardate che attacco magistrale che mi fa, ragazzi, guardate, lui parte da di qua, me lo sono riguardato tante volte perché è veramente bello, mette giù 6 giga, ok, e poi subito a conseguenza gli altri, quindi già si vede che sa giocare, mette gli archi in formato tipo in linea come fossero dei maghi, quando per pulire il contorno e far andare tutte le truppe al centro, ma ho già fatto altri video dove faccio vedere le strategie d'attacco tipo Go Whip e potete andarle a vedere. Intanto ha messo giù, ha spaccato il con il spaccamuro, ha messo giù spaccamuro e sta entrando, ok? Giustamente, guardate lui la furbizia, ragazzi, lui sa che i giga hanno bisogno, butta giù l'aerea, ok? E mo sicuramente mette l'assalto in modo che saltano al centro, che poi una volta che fanno fuori questo, saltano al centro, possono fare fuori il resto. Grandissimo attacco, grandissimo. Intanto poi vabbè, ha messo tutto il resto, non sto qua a dirvi reale tutto. Una volta buttata giù l'aerea, ha messo giù la sua guaritrice. La guaritrice sarà sempre dietro e terrà vivi i giganti. Poi e tutto quanto, tutto la bella furia, guardate i giga entrano e arano tutto dietro il resto. Guardate, guardate, intanto loro, lui ha messo qua una fila di barbari e una fila di goblin che dovevano andare al centro, teoricamente doveva succedere questo, ma guardate come si aprono queste stronze, perché vedono fuori, si aprono così, ma comunque sta continuando ad andare avanti, la guaritrice tiene vivi sempre i suoi giga al 7 che sono devastanti, la regina dietro sta facendo la strage, guardatelo che attacco, guardate che aramento totale, aramento totale, poi vabbè, ovviamente... Avanzando le difese si fanno sempre più sentire. Alla fine Tesla e Arco X al 3 ha arato tutti. Ma guardate che attacco che mi ha fatto. Quindi questo dimostra come non per forza le truppe maxate, ma se non le sapete usare non fate niente. Sono importanti, ma fino a un certo punto. E questo video lo attesta chiaramente. Veramente, veramente tanta roba. GG a... Aidad del clan No Nice No Dice, bellissimo attacco, complimenti, mi ha fatto il 60%, volendo mi poteva tirare giù anche con un arco o qualcosa il municipio, ma lui andava chiaramente per risorse, avrebbe preso anche più trofei con 2 stelle, un attacco davvero magistrale. Questo era quello che penso io delle truppe di Clash, ovvero che maxarle ovviamente è importante, infatti lui aveva i giga maxati, aveva gli archi al 7, aveva, va bene, gli eroi comunque al 14-15, perciò le aveva alti, ma non aveva sicuramente un esercito con golem, pack e così via, molto meno potente, ma ha fatto più danno e mi ha portato via una strage di risorse, che poi a me personalmente mi ha fatto contento perché io ero già intasato già da giorni. Questo attacco me l'hanno fatto l'altro giorno, quindi me l'ha fatto ieri tipo,
23 ore fa, sì, un giorno e beh, io sono intasato tipo da due giorni perché ho farmato di bestia, perché sono tornato alle vacanze, ho avuto tempo, mi sono messo a farmare ed ero intasato, siccome non gemmo devo ancora aspettare che si liberino i due muratori che sto facendo, praticamente la fabbrica di incantesimi tra un giorno e il laboratorio tra l'altro giorno, intanto qua nel clan si stanno risvegliando tutti, madonna, però anche queste cose devo far vedere YouTube, time, porca vacca. Scrivi le cazzate. Comunque, coincidenze, magari donassi. Comunque, il clan, la vita del clan va avanti. Nell'altro video vi ho spiegato perché molti non entrano. Non continuate a scrivermi qua sotto perché non mi fate entrare. Le regole sono scritte qua. Ve lo faccio rivedere. Il mio clan. Clan ufficiale di Random HD e Pepo 3393. Si accettano almeno gente livello 85 con la somma dei reali 20 più 2. Quindi in War bisogna fare 3 stelle complessivamente, se no fuori. E le promozioni al capo chiedono. Poi ovviamente non esci se non fai 3 stelle minimo. Se comunque sei sempre attivo, ti capita il fail, non è un problema. Non siamo tagliagente, massacra gente. Però vedete che il clan comunque lo abbiamo svuotato molto, perché troppa gente non attacca, sta solo perché ci sono io e Pepo. Quindi se volete venire, fa piacere a noi, a me, a Pepo e tutto, ma dovete stare per il clan, non per me o per Pepo. Questo è il succo del discorso. Ma comunque doveva essere un video veloce, come sempre mi dilungo tantissimo. Vi chiedo qua sotto nei commenti, ditemi cosa ne pensate del fattore truppe, o se avete esempi o cose varie. Ragazzi, io ho anche una pagina Facebook qua sotto in descrizione, vi invito a passare numerosi a iscrivervi, mettere mi piace. Se in privato mi mandate qualche video di buona qualità, di qualche attacco, qualcosa di strafigo, qualche bug, qualunque cosa, mandatemela, che io la caricherò sul canale. Comunque ci saranno contenuti almeno alternativi in più di quelli che già porto sul canale. Detto questo, vi invito di nuovo a lasciarmi un bel mi piace. Arriviamo a 300 per il prossimo. A questo punto non mi tento più. Penso che da Clash of Blah 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 Blah